Piano rifiuti dal Consiglio regionale, via libera all'adozione a maggioranza. L'approvazione al termine del lungo dibattito con 22 voti a favore e 13 contrari. Cultura, la 41esima edizione del Valdarno Cinema Film Festival con il premio alla carriera al regista Pupi Avati. Presentato al Palazzo del Pegaso, il festival che si svolge dal 3 al 7 ottobre. Europa, Palazzo del Pegaso, la stakeholder consultation sul report delle politiche di concorrenza dell'Unione. Il presidente Mazzeo, un confronto con le rappresentanze produttive e sociali del territorio per costruire una risoluzione che parta dalle loro istanze. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza l'adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, Piano regionale dell'economia circolare. Al termine del lungo confronto in aula, il piano è passato con i voti della maggioranza, 22 a favore da Partito Democratico e Italia Viva, e i voti contrari delle minoranze, 13 da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Respinti 3 ordini del giorno del Movimento 5 Stelle, 8 di Fratelli d'Italia e 2 della Lega. Nel corso del confronto in aula è emersa la disponibilità della maggioranza ad affrontare in commissione i temi presentati negli ordini del giorno, di cui la decisione della Lega di ritirare altri 10 ordini del giorno, così come ritirato uno di Fratelli d'Italia, per ripresentarli sotto forma di atti di indirizzo in commissione. La presidente della Commissione Ambiente, Lucia De Robertis, del PD, ha espresso in aula la disponibilità della maggioranza ad affrontare nella stessa sede, sganciati dall'adozione del piano, anche i temi degli ordini del giorno respinti nel corso della seduta. Sentiamola ai nostri microfoni. Sì, è una visione che la Giunta prima e il Consiglio regionale poi, nell'adottare questo piano, vuol dare alla Toscana. Riduzione dei rifiuti, politiche anche industriali che questo consentano, ma anche il riciclo, il recupero, il porta a porta, la differenziata, tutto quello che rientra in questa visione davvero che noi abbiamo, cioè di provare a rendere questo nostro territorio, dal punto di vista ambientale e della salute, più compatibili con le richieste che ci vengono tutti i giorni, dai più giovani alle persone più anziane. Però dotare questa regione anche di tutta quell'impiantistica che consente alle imprese di trovare nella regione un'economicità che vede anche nello smaltimento dei rifiuti che non rientrano nel piano perché si tratta di rifiuti speciali, ma comunque il piano tenendo dentro una visione anche della manifestazione di interesse. Insomma, vogliamo capire in questi 60 giorni che ci dividono dall'approvazione del piano dei rifiuti, se perché a seconda di quante e quali osservazioni arriveranno significa che abbiamo o non abbiamo centrato l'idea di Toscana che vogliamo. Quindi si apre ora un confronto importante che faremo come consiglieri, andremo sui territori, continueremo ad ascoltare i portatori di interesse e capiremo se dobbiamo, se possiamo, se vogliamo modificare ancora questo piano che arriva al 2035, quindi insomma è lontano. E adesso il commento da parte del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Ai tempi della Toscana napoleonica, dal 1808 al 1814, la Toscana non esisteva come regione, ma fu divisa in tre: il Dipartimento dell'Arno con capoluogo Firenze, il Dipartimento del Mediterraneo con capoluogo Livorno e il Dipartimento dell'Ombrone con capoluogo Siena. E l'opposizione, nel dirci voi non avete rispettato rigorosamente il fatto che ognuno di queste tre aree, che poi sono i tre ambiti che sul piano dei rifiuti organizzano la regione, con netta separazione non avete rispettato quello che erano gli intenti, ho risposto che l'importante è l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti dell'intera Toscana e conseguentemente il piano che con flessibilità magari porterà più a concentrare a Montespertoli nel lato centrale lo smaltimento dei rifiuti organici e magari chiederà un impegno che va oltre
oltre quello che può essere il rapporto di proporzionalità con gli abitanti di una realtà che invece sulla costa o nel sud vive proprio questa necessità di renderci più omogenei e più organici in una visione toscana. Ecco che io ritengo che questo piano in realtà fissa tre principi fondamentali: il superamento delle discariche, che sono una vera e propria bomba ecologica da un punto di vista ambientale, non tanto nell'immediato ma per quello che saranno le nuove generazioni. Da più del 30% passiamo a non più del 10% dei rifiuti in discarica, dell'innovazione tecnologica, ovvero superiamo inceneritori, termovalorizzatori e andiamo verso nuove forme, l'ossicombustione, la scomposizione molecolare, che quindi rifiutano anche la stessa emissione, perché i rifiuti li vanno a concentrare nel calore che poi può essere rigenerato per funzioni energetiche con quelle nuove tecnologie che saranno applicate negli impianti che vengono dal basso. In terzo luogo, proprio la partecipazione e il senso di rivoltare l'impostazione per cui con un piano si impongono degli impianti dei rifiuti e invece noi vogliamo che proprio le proposte che vengono dal basso, comuni, enti di gestione, gli impianti dei rifiuti vengono a essere fatti laddove c'è un clima per cui un comune, magari con l'obiettivo anche di ricavare risorse, decide di fare impianti dei rifiuti. Alessandro Capecchi, Fratelli d'Italia, ha commentato: siamo di fronte a un atto normativo complesso sul quale va segnalata l'importante collaborazione registrata nella quarta commissione e con la giunta regionale. Questo piano fa un sacco di discorsi, è molto ideologico, richiama tanto l'economia circolare di cui, come dire, si trova traccia nella normativa europea, nazionale e anche già regionale, e quindi in realtà bisognava passare al concreto. Dal 2017, anno in cui non è stato fatto il famoso termovalorizzatore di Case Passerini, lato centro, che è quello dell'area metropolitana, si trova in squilibrio strutturale con i rifiuti che vengono portati fuori regione, fuori Italia oppure in altri ambiti come quello del lato costa. Questa è una situazione insostenibile e questo piano non risolve questo tema. Non dice quasi nulla sulle compensazioni economiche a favore dei comuni che comunque già ospitano impianti, non dice quasi nulla sulla riduzione, che è il vero obiettivo, e sul riciclo dei rifiuti. Si è limitato sostanzialmente a registrare le proposte da parte degli operatori privati e pubblici, il famoso bando, ma di queste 39 solo 18 ad oggi si sono tradotte in proposte, il che vuol dire evidentemente che manca in Toscana una regia seria sui rifiuti e purtroppo lo sconteremo in bolletta nei prossimi mesi e nei prossimi anni. E adesso il commento da parte di Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. È un rovesciamento completo, invece di essere la regione toscana che ha dato delle indicazioni a seconda di quelle che erano le esigenze di smaltimento, gestione, raccolta, rifiuti, ha chiesto ai privati dove vorreste fare un impianto e in base a quello daremo un'occhiata e cercheremo di fare un piano dei rifiuti su quella impostazione. Non solo, finanziariamente l'intero piano si appoggia su alcuni aspetti e su alcuni impianti, come per esempio il gassificatore di Empoli, che è stato respinto dalla popolazione, che in pratica sovverte completamente l'equilibrio finanziario di questo piano. Insomma, probabilmente dall'adozione all'approvazione passeranno 60 giorni e dovrà essere radicalmente cambiato. In tutto questo i cittadini naturalmente si chiedono qual è il guadagno che ne avremo in termini di riduzione delle bollette, miglioramento della gestione, della raccolta e quant'altro. Probabilmente niente o addirittura un peggioramento, perché all'interno di questo piano si va a inserire quel progetto drammatico della multi-utility, grazie alla quale un servizio come quello che viene fatto dai comuni di gestione di rifiuti verrà buttato all'interno di una borsa e quindi praticamente le tariffe dipenderanno da quelle che sono le scommesse degli investitori in borsa piuttosto che dal reale costo di quello che è il lavoro che viene fatto. Stefano Scaramelli di Italia Viva ha ricordato che si è trattato di un percorso condiviso con i territori, parte integrante delle scelte, coinvolgendo sia il Consiglio regionale che le comunità locali.
Italia Via è stata determinante nel sostenere un piano dei rifiuti che di fatto diventa un piano dell'economia circolare che noi abbiamo trasformato in piano industriale, un piano che produce lavoro, che produce energia, che produce calore, quindi fa dei rifiuti una materia prima per la produzione industriale che in Toscana era necessaria. Una Toscana che diventa solidale, dove territori importanti come Siena, Arezzo, Pisa, Livorno, Grosseto danno anche una mano solidaristica all'area della Piana Fiorentina che non è stata in grado in questo momento di riorganizzare al proprio interno la propria definizione infrastrutturale, la Toscana che diventa una regione unica. Per questo noi abbiamo anche sostenuto una battaglia di un ambito unico territoriale e continueremo a sostenerla. Il dato politico rilevante di questa battaglia sui rifiuti è che Italia Viva è stata determinante nell'accelerazione per l'approvazione di un atto che era dovuto dopo 3 anni, che era un impegno di legislatura che fa ancora più salda il legame che c'è fra Partito Democratico e Italia Viva nel sostegno a Eugenio Giani e in questo caso all'assessora Monni. Dai banchi della maggioranza, il capogruppo del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli ha detto di apprezzare i toni di un dibattito su uno strumento molto complesso. È un piano che guarda al futuro e che è in linea anche con le indicazioni del guardare futuro che fa l'Europa, perché è un piano che dà alcuni obiettivi importanti, quello della riduzione nella produzione dei rifiuti, della riduzione dei rifiuti che possono andare in discarica riducendoli a meno del 10% quando saremo a regime. È un piano che indica l'obiettivo di una modalità quali quantitativa migliore per quanto riguarda la raccolta differenziata e che dà degli strumenti per creare delle filiere industriali invece per il riciclo e il recupero dei rifiuti. Quindi è una risposta che verrà data alle famiglie, che verrà data all'ambiente, ma che viene data anche all'economia, perché in queste filiere industriali possono anche nascere e sorgere nuovi posti di lavoro. Il portavoce dell'opposizione, Marco Landi, ha parlato invece di un percorso importante e costruttivo a livello personale. È un piano dei rifiuti che in realtà non risolverà il problema degli impianti nella nostra regione, perché la volontà dell'assessore di portare avanti parallelamente al piano la manifestazione di interessi sugli impianti ha dimostrato che ad oggi neanche la metà di quegli impianti che erano stati prospettati, compreso quello fondamentale di Empoli per quanto riguarda lato centro, saranno realizzati. Quindi questo è il punto fondamentale che poi andrà a incidere anche indirettamente sulle tasche dei cittadini e sulle tariffe, ma soprattutto andrà a incidere su quello che è il flusso dei rifiuti sul nostro territorio, perché non è proporzionato chiaramente il sistema degli impianti previsto, perlomeno fino ad oggi, rispetto a quello che è la produzione che ogni ambito territoriale ha dei rifiuti. Quindi continueremo ad esportare rifiuti fuori Toscana, a farli rigirare da una parte all'altra della nostra regione. C'è stato un no ideologico anche ai termovalorizzatori, mentre poi dall'altro lato si dà una proroga di 16 anni al termovalorizzatore di Montale con un revamping di quell'impianto. Siamo anche in una fase transitoria, perché poi questi impianti, anche se pochi, che già hanno avuto l'approvazione, entreranno in funzione tra qualche anno, quindi saranno degli anni ancora molto difficili per quanto riguarda le tariffe. Sentiamo infine il commento di Massimiliano Baldini della Lega. Il piano è un piano, come dire, che non è coraggioso, non fa una scelta di pianificazione, nascondendosi un po' dietro le norme, ma in realtà a nostro avviso, come ho detto in aula, l'articolo 199 della legge 2006 ci permetteva ampiamente di dare più supporto alle amministrazioni locali, alle comunità, agli ATO, per dare una direzione che servisse anche ad affrontare le difficoltà di quando si scende a terra con determinate tematiche su chi poi questi impianti si ritrova a casa. In secondo luogo c'è un impatto molto ideologico, contrario ai termovalorizzatori, ma ahimè gli impianti nuovi a cui si guarda anche attraverso l'avviso pubblico, sono impianti poco conosciuti, difficilmente realizzati, ce ne sono pochissimi esempi, quindi si sa poco di questi impianti, non c'è una
concreta fattibilità sul campo, e di questo si preoccupano soprattutto gli addetti ai lavori, e sono molto costosi. Pensate a Waste to Chemicals, 250 milioni il costo, mentre invece il termovalorizzatore è una tecnologia che conosciamo, che nel tempo è assolutamente migliorata dal punto di vista dell'impatto ambientale e che inevitabilmente chiuderà il ciclo o cercherà di chiudere il ciclo, perché ad oggi le difficoltà sono grandi, basta vedere quanti rifiuti vanno fuori dalla regione, vanno fuori dall'Italia, dalla Toscana, e quindi quanto è, da un punto di vista economico, il prezzo che i cittadini si trovano a pagare ogni giorno in Tari. Presentata una nuova edizione del Valdarno Cinema Film Festival di San Giovanni Valdarno. Il FEDIC nasce nel 1983 come competizione riservata ai soli soci della Federazione Italiana dei Cineclub. Dal 1994 poi la competizione si è aperta agli autori indipendenti. Al festival possono concorrere film di ogni genere, sia lungometraggi, durata superiore ai 52 minuti, sia cortometraggi, durata inferiore ai 52 minuti. I film ammessi in competizione saranno suddivisi in tre sezioni per categoria: documentari, finzione e animazione, e saranno esaminati da una giuria. Un festival importante che ha una lunga storia, ha detto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. Un'edizione importante, la 41esima, è il segno di una storia importante, il segno di una grande attenzione ai più giovani, il segno della strada da perseguire. È bello sapere che verrà premiato un grande maestro come Pupi Avati, che dà ancora più valore a una manifestazione in cui i toscani la fanno da protagonista. Consentitemi di ringraziare davvero la sindaca Valentina Vadi, perché in un tempo così complesso per le finanze pubbliche, sapere che un'amministrazione comunale investe nel cinema, sostiene insieme a noi iniziative come questa, mi dice che è la strada giusta, perché davvero ogni iniziativa di questo genere permette alle ragazze e ragazzi di costruire il proprio pensiero in maniera critica, ed è questo il bello di iniziative come queste, che vanno sostenute e vanno valorizzate. Questa edizione ha un livello molto prestigioso, ha detto Valentina Vadi, sindaca di San Giovanni Valdarno. Un traguardo veramente molto importante dopo il 40esimo dello scorso anno, il livello anche quest'anno è veramente molto prestigioso. Io ringrazio naturalmente il comitato organizzatore del Valdarno Cinema Film Festival, il direttore artistico Marco Luceri, tutti coloro che hanno collaborato a questa 41esima edizione, sono tanti anni, una delle manifestazioni storiche e culturali di San Giovanni Valdarno, che hanno consentito l'arrivo nel nostro comune di tante personalità illustri della cinematografia italiana e internazionale. Quest'anno per esempio sarà la volta per il premio Marzocco di Pupi Avati, un regista che non ha bisogno assolutamente di presentazione, e poi anche un forte e consolidato rapporto con le scuole del nostro territorio, per cui io invito tutti coloro che avranno l'opportunità dal 3 al 7 ottobre a venire al Valdarno Cinema Film Festival. Come detto, sarà il regista Pupi Avati a ricevere il premio Marzocco alla carriera alla 41esima edizione di Valdarno Cinema Film Festival. Il regista sarà presente sabato 7 ottobre al Cinema Teatro Masaccio per ritirare il premio e presentare La casa delle finestre che ridono del 1977, proiettato in versione restaurata in 4K in collaborazione con la Cineteca di Bologna. La Fondazione Sistema Toscana segue tutte le politiche dell'audiovisivo e i festival, ha ricordato Stefania Ippoliti, responsabile dell'area cinema. La nostra fondazione per Regione Toscana segue tutte le politiche dell'audiovisivo e i festival, che sono per noi molto importanti, uno strumento eccellente per raggiungere il pubblico. Questo festival in particolare lo seguiamo da anni con attenzione, perché lo merita, fa un lavoro di profondità che è andato sempre crescendo e negli ultimi anni si è anche ringiovanito, riposizionato, ha un'attenzione particolare anche al pubblico di domani, con delle proposte per i bimbi e per i ragazzi. Dunque viva il Valdarno Cinema Festival! Un cartellone molto vario, perché spaziamo dai documentari ai film di genere, ha detto il direttore artistico Marco Luceri.
e sono moltissimi i titoli che vi volevo segnalare, partendo proprio dagli omaggi. Il primo naturalmente è quello a Pupi Avati, a cui andrà il premio Marzocco alla carriera. Pupi Avati torna a San Giovanni dopo quasi 40 anni, quindi è anche il sintomo che il festival come dire, rimane nel cuore delle persone che ci vengono. Poi ci saranno gli omaggi a Benigni, a Francesco Nuti naturalmente nell'anno della sua scomparsa, a Luciano Bianciardi e poi abbiamo tanti film in concorso, ve ne segnalo alcuni, sono i due film d'apertura che sono il cortometraggio Linea del Terminatore, che ha vinto il premio per la migliore regia alla settimana della critica alla Mostra del Cinema di Venezia, e sempre da Venezia arriva L'Invenzione della Neve, film di Vittorio Moroni, è stato applauditissimo alle giornate degli autori e avremo lui e l'attrice protagonista ad aprire appunto il festival. Poi ci sono il film documentario sulla storia della GKN, l'anteprima di Doppio Passo del regista fiorentino Lorenzo Borghini, e due importantissimi film francesi in anteprima assoluta che sono Le Normal e Le Survivants, e poi naturalmente il festival è aperto dalla mattina alla sera, quindi spazio a Cinema Kids, che è la sezione dei bambini intendo delle scuole elementari, quindi sono bambini molto piccoli, e poi naturalmente prosegue il progetto sulla virtual reality insieme a Elio Germano e Omar Rashid e poi tanti altri appuntamenti. Un ringraziamento sentito alla Regione Toscana, al Comune e agli organizzatori del festival, ha detto invece il presidente del comitato organizzatore Luigi Nepi. Davvero uno sforzo enorme della direzione e della segreteria organizzativa e davvero uno sforzo enorme anche del direttore artistico. E in ultimo, ma non per ultimo, devo ringraziare sia la Regione Toscana per il quale insomma la Fondazione Sistema Toscana, che ci dà una mano davvero molto forte, un appoggio molto forte in questa nostra impresa, che è l'amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno, grazie alla quale riusciamo tutti gli anni a essere così forti e con un programma così denso e veramente veramente bello al Valdarno Cinema Film Festival. Tenere insieme gli aiuti di Stato e le politiche di coesione europee. È questo uno dei punti centrali di riflessione del report annuale delle politiche di concorrenza europee, di cui il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo è stato indicato come relatore quale membro del Comitato europeo delle regioni. E proprio il report è stato l'oggetto della stakeholder consultation che si è svolta allo scopo di raccogliere delle rappresentanze del mondo sociale, economico e produttivo toscano, pareri, suggerimenti e reazioni in vista dell'adozione del documento prevista nella riunione della Commissione ECON del 18 ottobre prossimo e nella sessione plenaria del 29 e 30 novembre. Nutrita la presenza degli stakeholder che hanno portato i loro contributi, ho sempre detto che sarei stato la voce della Toscana nel Comitato delle Regioni in Europa, ha affermato il presidente Antonio Mazzeo. Ho sempre detto che volevo essere la voce della Toscana nel Comitato delle Regioni in Europa e per questo ho voluto confrontarmi con gli stakeholder del territorio, con chi ogni giorno questi temi li vive, con le imprese, con i sindacati. A loro va il grazie. Grazie per i suggerimenti e gli spunti che mi stanno e ci stanno dando. La stessa iniziativa l'avevo fatta a livello europeo. A me piace costruire pareri, risoluzioni che partano dalle istanze delle imprese e dei cittadini. Il tema della concorrenza è un tema difficile che sembra lontano dalle vite delle persone. Invece voglio dire alle cittadine e ai cittadini toscani che è un tema della nostra vita, perché se uno Stato europeo ha più margini, più possibilità di concedere aiuti di Stato, vuol dire che un'impresa che compete con una nostra impresa sul territorio può essere favorita, e se viene favorita vuol dire che un'impresa del nostro territorio rischia di poter perdere lavoro, occupazione, e invece in questo parere io chiedo che gli aiuti di Stato non vadano a discapito della coesione territoriale. È necessario che ci teniamo insieme, che ci sia supporto, ci sia generosità da parte di tutti, ed è quello che ho chiesto anche ai componenti dei paesi che hanno più forza in questo momento. Ad oggi questo dialogo è un dialogo aperto. Mi piacerebbe che il 17 e il 18, quando andiamo a provare
approvare questo parere venga votato da tutti, senza distinzione di colore politico, senza distinzione di territori, perché guardate che anche all'interno dei territori che hanno più capacità fiscale, più forza, penso alla Germania, ci sono anche territori che soffrono e quindi è interesse anche loro che le disuguaglianze si riducano invece di ampliarsi. E questo ascolto di oggi per me è stato molto importante, davvero una grande partecipazione del tessuto economico, sociale e produttivo che mi dice che il metodo, la strada è quella giusta. Alla Stakeholder Consultation hanno partecipato anche Francesco Gazzetti, presidente della Commissione Politiche Europee, e Ilaria Bugetti, presidente della Commissione Sviluppo Economico. Sentiamoli. Ma è stato sicuramente un momento di confronto molto importante, arricchente, ci sono stati messi a disposizione molti, molti spunti, quindi bene ha fatto il presidente Mazzeo, che ha questa importante responsabilità, a convocare anche gli stakeholders della Toscana per raccogliere le loro riflessioni e soprattutto per mettere in fila una serie di riflessioni. Sicuramente il tema della concorrenza è un tema che attraversa tantissimi ambiti della nostra vita economica e anche produttiva e sicuramente, insomma, quelle cose che sono emerse nel corso del dibattito saranno utili al presidente Mazzeo, ma anche alle attività che cercheremo di portare avanti ancora di più con ancora maggiore determinazione sia all'interno della Commissione Europa e, come sicuramente avrà detto la Presidente Bugetti, anche in seno della seconda Commissione. Mattinate come questa, con l'ascolto delle associazioni di categoria, ci consente di utilizzare al meglio e di declinare al meglio gli strumenti di cui disponiamo, in particolare fondi di coesione, sui nostri territori. Io ho parlato anche del ruolo locale, quindi solo le regioni ma anche i comuni, perché sono quelli che materialmente possono lavorare insieme alle associazioni di categoria e mettere in piedi le politiche migliori, i bandi migliori per dare una mano alle aziende che possono essere più concorrenziali. È un tema che sembra lontano, quello dell'Europa, ma che tocca la vita di tutti i cittadini e di tutte le imprese della nostra regione, che sono particolari perché sono piccole e medie imprese, a volte microimprese, che hanno bisogno di essere strutturate. E i fondi dell'Europa in questa regione, anche storicamente, sono stati determinanti per far crescere molte delle aziende, le start-up, ma non solo, e anche per eliminare o correggere alcune politiche che potevano essere a vantaggio solo dei più grandi e meno dei più piccoli. A illustrare il documento è stata Irene Agnolucci, docente ricercatrice dell'Università Bocconi e nominata esperta in Consiglio Europeo delle Regioni per la redazione del parere. Sentiamola. Abbiamo illustrato il parere, il progetto di parere che abbiamo portato in Consiglio, nel Comitato Europeo. Il parere si compone di più parti. Nelle parti della concorrenza illustriamo alcuni strumenti che sono stati illustrati dalla Commissione durante questi ultimi mesi, come il Digital Market Act, che va a regolare i gatekeeper digitali affinché si crei un mercato digitale equo e competitivo. Il regolamento sui sussidi esteri, che è importante perché individua quelle imprese che ricevono aiuti da parte di stati esteri, andando a inficiare sulla concorrenza europea. Ma la parte centrale del nostro progetto di parere è quella sul tema degli aiuti di Stato, importantissimo perché negli ultimi anni si è assistito a un rilassamento delle regole sugli aiuti di Stato e noi auspichiamo invece una riforma strutturale che vada ad assistere anche gli investimenti strategici in tema di politica industriale. Il pericolo è che gli aiuti di Stato sono stati usati per reagire a delle crisi pandemiche e poi della guerra in Ucraina, ma hanno inficiato le politiche di coesione, perché gli stati con maggior capacità fiscale hanno potuto assistere le loro imprese nazionali maggiormente. Al contrario, le imprese che sono state assistite meno avranno un disvantaggio nel mercato europeo. E in ultimo la proposta STEP. Facciamo un ragionamento sul fatto che non deve dipendere da una riallocazione di fondi già stanziati alla coesione, ma da fondi indipendenti e mirati proprio all'industria e all'innovazione.